Siamo nel laboratorio di ricerca Density Design, un laboratorio del Dipartimento Indaco, è stato riconosciuto ufficialmente alla fine del 2010. È un laboratorio nel quale lavoriamo sulla visualizzazione di dati e informazioni. In realtà a noi piace dire che il nostro compito è quello di rendere comprensibili e accessibili fenomeni complessi e lo facciamo attraverso l'uso del linguaggio visuale. In gran parte le risorse che utilizziamo sono dati e informazioni che ci aiutano a sviluppare strumenti e metodi che mettiamo a disposizione di terzi. L'ambito di applicazione delle cose che facciamo va diciamo, da quello più noto al pubblico, almeno recentemente, che è quello dell'infografica, quindi la visualizzazione dei dati e delle informazioni applicate ai media, ai mass media, giornali, televisione, eccetera, fino alla visualizzazione scientifica, per così dire, dove gli strumenti e i metodi della visualizzazione si applicano ad altre attività di ricerca, quindi diciamo una ricerca per la ricerca. In questo spettro le attività, i progetti più interessanti che abbiamo aperti al momento sono, partendo dal lato dell'infografica, una collaborazione per così dire sperimentale con il Corriere della Sera, dove cerchiamo ogni settimana sulle pagine del loro supplemento culturale della domenica di raccontare un set di dati e un fenomeno, quindi un po' magari non direttamente accessibile a un pubblico relativamente largo, usando proprio la visualizzazione. I temi sono più vari, dalle religioni alla letteratura, e l'obiettivo è quello di attrarre in qualche modo le persone verso tematiche che magari non sarebbero altrettanto, diciamo, interessanti, trattate con i linguaggi convenzionali. Muovendoci fuori dall'infografica, c'è il mondo, diciamo, della business intelligence e dell'e-government, tutta la parte di gestione di imprese, organizzazioni, enti, e qui si va dalle dashboard per cercare di capire come vanno le attività di impresa, e lo si fa sintetizzando dati di tipo amministrativo e gestionale in modo visuale, fino al governo del territorio fatto attraverso interfacce visuali che in qualche modo integrano dati tipo statistico e tutto ciò che ha in mano l'amministrazione per raccontare la città. Ma a parte questi, direi che forse l'ambito più interessante e promettente oggi per noi è quello che dicevo prima, la ricerca per la ricerca, cioè la costruzione di interfacce visuali che diventano strumenti di ricerca per altre discipline. In questo caso direi che l'attività più interessante è la collaborazione che abbiamo iniziato ormai un paio di anni fa con lo Stanford Humanities Center a Palo Alto, ricercatori che lavorano nell'ambito della Digital Humanities e cercano, attraverso i set di dati che hanno relativi alla letteratura, di capire come funzionava il flusso della conoscenza all'epoca che stanno analizzando. Per loro sviluppiamo interfacce visuali che servono a esplorare direttamente il dato, quindi a permettergli di mettere le mani direttamente sui dati e fare poi le loro interpretazioni. Un'altra collaborazione interessante è quella con Sciences Po a Parigi, la sociologia. L'ambito è lo stesso, quindi anche lì hanno dei set di dati nuovi e su quelli applicano la visualizzazione come strumento d'indagine. Questo filone della ricerca per la ricerca ci ha portato poi ultimamente ad aprire diverse collaborazioni con altri laboratori di ricerca del Politecnico. E anche qui i temi sono vari, vanno dall'analisi visuale delle discussioni su Wikipedia con l'AIR Lab di Ingegneria Informatica ed Elettronica, fino al lavoro sulla visualizzazione della sicurezza nell'ambito delle reti informatiche. Un altro filone molto interessante che si è aperto di recente è la collaborazione col DIAP sul fronte del territorio. Lì stiamo cercando di trovare il modo, attraverso la visualizzazione, di sintetizzare dati di tipo statistico che vengono, per esempio, dagli uffici dei comuni che sono preposti alla produzione dei dati relativi alla città, e il lato dei dati non strutturati che vengono dal web, quindi per esempio i social network, e cercare di far emergere la percezione della città da parte del cittadino che, utilizzando i social network e dispositivi mobili, produce in qualche modo un pezzo di conoscenza sulla realtà che può essere utile per chi deve decidere come pianificare la città e deve decidere della nostra vita di tutti i giorni.